Buonasera, buonasera da Alessandro Lorenzini, eccoci al consueto appuntamento del mercoledì con Piazza Robur, linea diretta sul Siena, la trasmissione che facciamo insieme ai nostri ascoltatori, 339 15 20 060, sms whatsapp 0577 596 500 per la diretta, il nostro profilo su Facebook Radio Siena TV per chattare con noi. In studio con me, come ogni mercoledì, c'è Stefano Montomoli. Stefano, buonasera. Ciao Sandro e buonasera a chi ci segue. Allora Stefano, io partirei da questo silenzio stampa che ha ufficializzato la società della Robur Siena dopo la sconfitta con l'Olbia, perché, come dire, molto particolare questa decisione. Gli ambienti intorno alla società e la società stessa hanno spiegato sul sito che è una decisione arrivata dalla grande amarezza per la sconfitta di Olbia, che poi ci riguarderemo e commenteremo insieme. Però indubbiamente, Stefano, una decisione un po' così inusuale, una settimana alla fine del campionato, una salvezza, poi parleremo anche di questo, virtuale, ma insomma di fatto conquistata in qualche modo, pur con un'altra sconfitta, non grazie, diciamo, ai propri meriti ma ai demeriti delle altre. Ecco, combinare un silenzio stampa è, ma perlomeno, inusuale. Sandro, se dovessi fare una battuta dovrei dire, visto il campionato che si è fatto, il silenzio stampa dovrebbe essere per tutto il campionato, se l'amarezza per una sconfitta, oppure, forse un po' più la mano, potremmo dire il silenzio stampa dovrebbero farlo, non so, le emittenti, la stampa in generale. Anche perché le difficoltà per dire qualche cosa di nuovo sulle partite del Siena sinceramente rimane difficile. No, io penso onestamente il silenzio stampa di per sé è sempre qualche cosa di piuttosto imbarazzante per chi lo fa, perché in certe situazioni giustificarlo come è stato giustificato mi è sembrato anche forse sbagliato, perché io ritengo che la società volesse sottolineare che questa sconfitta di Olbia non è passata sotto silenzio e si è voluta un attimino sottolineare, e forse era più giusto dire se vogliamo fare una settimana per concentrarci al massimo rispetto al prossimo turno di campionato, che andare a cercare giustificazioni sull'amarezza delle sconfitte, sull'andamento, certo, del campionato. Che dire, mi sembra forse una logica conclusione di un annato imbarazzante per certo punto di vista. Ma anche perché non credo sinceramente che i giocatori o i tesserati del Siena siano così scontenti poi alla fine di non parlare in questa settimana. Cioè, se è un provvedimento punitivo, fra virgolette, nei confronti dei tesserati per l'amarezza da parte della società, non credo che sia una grossa punizione. Magari sarebbe stata una punizione, faccio una battuta, obbligarli a parlare sulla settimana che la squadra svolge al Bertoni dell'Acqua Calda, campo sintetico, in vista appunto della gara che chiuderà la stagione. Stefano, ripartiamo però dall'Olbia, dalla sconfitta patita dal Siena sabato scorso. Stefano, siamo qui sostanzialmente a ripetere quello che abbiamo ripetuto per tante volte, non solo su Piazza Robur, ma insomma sulle tutte le nostre trasmissioni. Un errore anche abbastanza grossolano in difesa e arriva la sconfitta. Squadra incapace di far del male, squadra incapace, l'abbiamo vista dagli highlights, di condurre i giochi. Non un tracollo, voglio dire, del Siena, ma però poi quel minimo errore che porta alla sconfitta. Sì, teniamo conto anche che giochiamo contro l'Olbia, che non è il massimo dei massimi per quanto riguarda gli avversari, però hai perfettamente ragione, è una partita che è il solito film che abbiamo visto praticamente in quasi tutte le, soprattutto le partite in trasferta del Siena, errori che ci portiamo indietro dall'inizio del campionato. Ecco, io a volte ho sentito, giustamente anche te hai osservato, ci manca la continuità. Noi abbiamo avuto, da questo punto di vista abbiamo avuto una continuità impressionante, certo, perché gli errori li abbiamo fatti sempre dall'inizio della gara. E come gare in cui praticamente siamo ritornati a casa senza, dove il portiere ospite è stato un protagonista non pagante, certo, uno spettatore non pagante, perché al di là dell'episodio che ci ha visto, noi in realtà non abbiamo fatto nulla per cercare di vincere questa partita. Qualcosa di più nel primo tempo, una buona occasione che non nemmeno gli highlights hanno dimostrato, ma che guardando la partita si è notato, un traversone basso alla ricerca di Marotte, si era inserito sul primo palo.
però sinceramente devo dire la verità, si è fatto troppo poco e si è regalato, la verità, ora sarebbe quasi... Fra poco lo vediamo. Cioè è imbarazzante. Questo è il gol annullato, ma fra poco vedremo il gol della... Cioè voglio dire, ecco, io ecco, da questo punto di vista, ora poi magari entreremo più magari nello specifico, però ecco, un'altra cosa che sinceramente noi ci portiamo all'inizio dell'anno, secondo me è questo fatto... che il portiere, secondo me, se abitualmente facesse un passo in avanti su questi traversoni, noi di gol che abbiamo subito a questa maniera sarebbero arrivati molto meno. Ne saremmo arrivati meno, perché è giusto, è stato imbarazzante Terici, però non possiamo continuare, tutti questi palloni arrivano a distanza di qualche metro. Cioè, se il portiere rimane sempre sulla linea di porta, insomma, è difficile. Ci rivediamo appunto il gol in questo momento, abbiamo rivisto, lo rivediamo nel ralenti poi il gol decisivo della partita di sabato, che di fatto ha riaperto i giochi per l'Olbia per quanto riguarda salvezza e play-out, poi ne parleremo. Anche qui una costruzione abbastanza elementare da parte dell'azione da parte dell'Olbia, e il gol che arriva, eccolo qua, alla fine della partita. Stefano, diciamo che siamo, ripeto, siamo molto ripetitivi nell'analisi di questa partita, perché poi, come altre sconfitte, come altre gare, questo è stato il Siena di tutto quest'anno, no? Al di là poi delle scelte di Scazzola, viene anche quasi a noia stare a commentare il 4-3-3, la scelta, diciamo, dal primo minuto, qualche assenza, poi qualche rientro, ma insomma la squadra questa è, ormai siamo a una giornata dalla fine del campionato, non possiamo, come dire, esimerci dal dare un giudizio che non può essere un giudizio sufficiente di questa squadra, no? Sì, Sandro, giustamente dice, noi siamo ripetitivi nel commentare la partita del Siena, perché è ripetitivo il Siena nell'interpretare le partite, e sinceramente in una maniera non adeguata. Si parlava, ecco, per esempio, ora è chiaro, voglio dire, non voglio rubare il posto a commentatori che fanno poi l'analisi delle partite, ma te parlavi di Yavu, il debutto l'impiego di Yavu dal primo minuto, secondo me era giustificato, perché la prova fatta, certo, con la Viterbese, eccetera, eccetera. Però voglio dire, l'abbiamo visto tutto, Yavu è un giocatore che ha impegno, ha fisicità, però col pallone, noi sinceramente c'è un rapporto piuttosto conflittuale. Certo. Ecco, io schiero Yavu, personalmente lo metto dentro l'area dove non è che ci abbia da fare grossi movimenti, cioè magari fisicamente dà noia ai difensori, c'è stato un paio di contratti, ne ha buttati in terra anche due, però se lo chiama a dialogare sulle fasce, quando ha recuperato palle, ne ha recuperato, quando è andato a cercare lo scambio nel compagno, il pallone l'ha consegnato sistematicamente agli avversari. Cioè, ecco, voglio dire, magari... certi tipi, non lo so, magari metti Marotta un pelo dietro, qualche cosa di confeziona, magari un 4-3-1-2, ma cioè, sì, voglio dire, non lo so, ecco. Mettiamolo al fianco di Marotta, se non lo vogliamo, mi sembrava l'uomo più adatto per andare a riaprire, nonostante, devo dire, a livello di impegno e di buona volontà, ha corso sulla fascia destra, sulla fascia sinistra, ha rincorso, ha buttato un terra avversario in affatti di cotte e di crude, però non si è reso utile a niente, devo dire la verità. Continuano i limiti di questa squadra anche dal punto di vista della composizione, quindi dici, Stefano, il 4-3-3 poi è stato realizzato, anche se l'assenza ovviamente forzata di Campagnaccio è stata decisiva in questo senso, però alla fine si è giocato con il 4-3-3 fino a questo momento, e anche domenica, anche sabato prossimo sarà probabilmente la stessa cosa, senza un uomo vero a sinistra, perché è stato adattato Vassallo, è stato adattato Bonino, è stato adattato Javò, quindi insomma con Iapichino che ha fatto il terzino sinistro per tutta la seconda parte della stagione, nascendo come esterno d'attacco addirittura nella sua carriera. Poi Scazzola è molto convinto del fatto che Iapichino possa avere una carriera da diamanti in quella posizione lì, però lo ha pagato il Siena questo noviziato di Iapichino, per esempio. Sì, ha perfettamente ragione. Noi potevamo, cioè, fuori al di là poi del 4-4-2, del 4-3-3, del 4-5-1, al di là degli schemi, io ve lo vorrei ripetere. Cioè, sentivo Allegri che presentava la partita del Frappolino Giorale ai Venti San Monaco, no? Certo. Diceva, per vincere, oltre alla buona organizzazione, ci vuole dei buoni giocatori. Ecco, queste sono due frasi per cui, ma belli, se belli è capito, perché il Siena ha perso 19 partite, insomma. Certo. Ecco, voglio dire, perché secondo me, non sa né l'una né l'altra cosa.
perché anche i giocatori nei propri limiti, avendo poca organizzazione in campo, trovano senz'altro maggiori difficoltà. E quindi poi se andiamo a creare anche delle situazioni un po' nuove per qualche giocatore, perché sai, se hai giocatori che hanno delle buone intuizioni, sono capaci, sono bravi dal punto di vista tecnico, anche certe posizioni nuove poi le interpretano bene nel momento, ma chi è magari un po' più limitato si trova in imbarazzo dal giorno al domani a cambiare un ruolo, andare a giocare. Ecco, per esempio Vassaldo l'abbiamo impiegato mille ruoli e non è proprio che sia un fulmine a ciel sereno, insomma è un buon giocatore, uno dei meglio forse del Siena, però l'abbiamo spremuto così tanto e così male e poi finisce, certo, per essere sempre sostituito, cosa che non dovrebbe essere secondo me. Allora abbiamo il collegamento, lo ringrazio, il giornalista, il collega della Nazione Guido De Leo. Guido, buonasera. Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Per testimoniarci insomma quello che è di fatto, Guido, poi ci vedremo anche un po' di numeri di questo fallimento di questa stagione. Siamo a una giornata alla fine del campionato, il Siena non ha ancora conquistato, anche se poi insomma lo vedremo anche questo, nei fatti l'ha conquistata, perché mi viene difficile pensare che ci siano risultati roboanti sabato prossimo, però a una giornata di fatto, a una giornata alla fine del campionato, il Siena ancora non è salvo, non possiamo definire questa stagione come una stagione positiva. Però faccio un passo indietro, Guido, come commenti questa decisione del silenzio stampa nell'ultima settimana? Ma senti, se da un lato è un atteggiamento che convince veramente poco, perché come dicevate anche voi prima, insomma in questo momento della stagione, con una salvezza di fatto raggiunta, a una partita alla fine ha veramente poco senso, dall'altro però ci evita, lo dico ironicamente ma nemmeno troppo, di sentire le solite banalità che in una, certo, settimana che porta una partita particolarmente banale, no? per il discorso di una salvezza acquisita in maniera virtuale ma non matematica, ecco, tanto, certo, mi metto anche nei panni di chi avrebbe dovuto comunque provare a dare un senso a questa vigilia, credo peggio di altre sarebbe stata, ecco, dal punto di vista comunicativo, quindi accettiamolo. Però l'importante è che poi da domenica, anzi a dire la verità da sabato alle 18:30, qualcuno inizi, cioè torni a parlare e torni un po' a far capire tutto quello che sarà da domenica in poi, archiviando questa annata che definirei grottesca, ecco. Ecco Guido, perché mi hai toccato un punto importante, no? Perché poi al di là della partita, comunque importante dal punto di vista diciamo morale più che materiale, sì, di... per finire dignitosamente per chi ci sarà all'Artemio Franchi, che presumo non ci sia, non ci siano le folle oceaniche sabato pomeriggio, no, a parte i qui presenti insomma, che devono esserci per forza di cose, però dicevo, Guido, sarà importante secondo me chiudere davvero la stagione sabato e poi dalle 19 di sabato cominciare a pensare al futuro. C'è tanta carne al fuoco, si parla ovviamente di strutture, di settore giovanile, di organizzazione della società eccetera eccetera, però dal punto di vista, restando diciamo l'aspetto squisitamente tecnico, la prima, il primo nodo da sciogliere è sullo staff tecnico, compreso il direttore sportivo e soprattutto la guida tecnica, no? Credo che sia un nodo da sciogliere subito in un senso o non altro, e poi cominciare a programmare il futuro, perché se nell'estate scorsa è stato per certi versi anche giustamente denunciato il poco tempo a disposizione, questa volta abbiamo tempo, anzi il Siena ha tempo dal 7 maggio. Questa volta dal 7 di maggio ci sarà tempo per pensare al futuro, certo, quindi insomma paradossalmente la società partirà anche avanti rispetto ad altre formazioni che invece, buon per loro, saranno impegnate nei playoff. Credo che hai toccato, ecco, in poche parole tutti gli argomenti. È ovvio che quello che interessa maggiormente ai tifosi sia l'aspetto tecnico, e credo che questa squadra abbia bisogno non forse di una rivoluzione, no, ma insomma di una profonda rifondazione, perché insomma un campionato di questa mediocrità a tratti imbarazzante non può non lasciare strasci. È ovvio che allo stesso tempo non si può neanche pensare che cambi tutta la rosa, visto che ci sono molti giocatori sotto contratto, e questo, certo, però
credo sia una decisione che spetterà anche al nuovo allenatore, perché ho la sensazione, insomma, che... Ecco, ti volevo fare proprio una domanda a bruciapelo diretta su Scazzola, lo confermeresti? Ti faccio sbilanciare, Guido. Io credo che l'allenatore era arrivato con un pedigree, seppur leggero, piuttosto importante, perché insomma vincere un campionato di Serie C e salvarsi in B l'anno dopo non era affatto male come, certo, come premessa. Dispiace dirlo, però credo che abbia avuto delle difficoltà maggiori rispetto a quelle preventivabili e preventivate. Stefano, sinceramente sì, non credo, sinceramente prego, non credo prego, che si possa ripartire dopo un'annata veramente così negativa, e non solo per colpa di Scazzola, assolutamente non solo per colpa di Scazzola, però la logica vorrebbe che fosse lui uno di quelli, tra virgolette, a pagare. Poi io a questo momento non ho sensazioni maggiori, ecco, però certo, direi insomma potrebbe essere lui a pagare per primo. Esatto, a pagare per primo. Stefano Montomoli, sei d'accordo con questa analisi di Guido? Ma è difficile non essere d'accordo, i risultati sono spietati, parlano per lui. La verità, se ci aspettavamo una scossa del cambio dell'allenatore, di solito da sempre qualche cosa, che ci aspettavamo che la squadra potesse acquisire non dico una personalità, forse una parola troppo grossa, ma una sicurezza maggiore di se stessa, sinceramente, al di là del fatto che gli infortuni gli hanno impedito di trovare, che gli voglio dire, una coppia di centrali difensivi efficienti e continua, le infortuni degli esterni. Però devo dire la verità, in tutto, anche, sia nella gestione Colella sia nella gestione Scazzola, secondo me il bandolo della matassa non l'hanno mai trovato né l'uno né l'altro. Guido, no, sì, poi non ha aiutato il mercato di gennaio, credo non ha aiutato neanche lo stesso Scazzola il mercato di gennaio. Guido, ti aspetti una partita un po' così sabato per chiudere? Io in verità spererei che Siena giocasse una gara completamente diversa da quelle viste che ci ha abituato, perché non conta niente, non cambia niente, come hai detto te, insomma c'è un divario di differenza reti talmente ampio che insomma non mi va neanche di pensare a ipotesi più sciagurate. Però allo stesso tempo pensare che la propria Piacenza possa vincere tranquillamente garantendosi un posto ai playoff, trovando il solito Siena mollissimo nell'ultimo periodo, sarebbe veramente un modo ancora più grottesco di chiudere la stagione. Quindi credo che la squadra lo debba alla gente, ma anche alla società stessa, anche a se stessi, probabilmente. E anche a se stessa, giustamente, come dici te, una prestazione quantomeno di carattere, e poi insomma stendere un velo pietoso su questa annata, però magari ecco evitando la decima sconfitta casalinga, perché insomma i record negativi è sempre meglio cercare di evitare di raggiungerli. Grazie a Guido De Leo, e grazie alla sua presenza su Piazza Robur. Mentre la nostra regia ci sta facendo vedere quella strana partita a Piacenza, no, che non fu disputata di fatto e poi fu rimandata a gennaio. Questa è l'immagine forse anche della stagione del Siena, Stefano. Io comunque, questa partita, quando dopo tornai per il recupero, commentai, dice, stasera la nebbia non c'era, ma il Siena non si è visto lo stesso, perché fu una delle partite che già avrebbero poi dovuto fare scattare un allarme, perché mi pare, se non vado errato, quando andammo a Piacenza avevamo 9 punti di vantaggio sulla propria Piacenza. Esatto. Tant'è che i colleghi mi dicevano, come fate ad avere tutti questi punti più di noi? Poi tornando al Propiacenza, tornando a sabato, non aspettiamoci un Propiacenza dimesso, perché al di là del fatto che con questa storia del ricorso forse un attimino di antipatia ce la siamo reata, il Piacenza, se vuole andare a essere sicuro dei playoff, deve venire a fare la sua gara, insomma. Allora, però andiamo con ordine, Stefano, guardiamoci ahimè i numeri del fallimento di quest'anno, giustificati da questi numeri, li vediamo insieme, li leggiamo insieme, un po' li anticipati anche Guido De Leo. Sono innanzitutto i numeri delle sconfitte, che sono in totale ben 19, sono tante, sono un girone di sconfitte, ma soprattutto sono inferiori di solo 2 ai record negativo, che è del 2009-2010.
e di una del 2012-2013 quando ci furono appunto 20 sconfitte, ma in quel caso il Siena retrocesse dalla Serie A, quindi insomma due altri aspetti ben diversi, no? Altri campionati, altre storie, altri giocatori, altro tutto. Però ecco, devo dire che poi il fatto che poi ci fa sì che la partita di sabato poi non sia decisiva, il fatto che queste 19 sconfitte sono state tutte, cioè non ci sono state delle sbracate complete, uno 0-5 o un 4-1, 1-4, sono state tutte cose in cui un episodio negativo più o meno ci ha messo sotto, ed è quello che poi questa differenza lì, e poi tutto sommato ci salta, poi ne parliamo. Però insomma lo vediamo qui, 19 sconfitte, 9 sconfitte casalinghe, sperando che questo record negativo eguagliato del 2005-2006 nel dopoguerra non sia superato. Sabato prossimo, 2005-2006, c'era Gigi De Canio in panchina, il Siena comunque si salvò in Serie A in quell'anno lì. E poi se guardate la media punti, abbiamo messo la media punti degli ultimi allenatori del Siena, perché anche lo scorso anno non fu esaltante, soprattutto in questo periodo vivevamo, anche se per aspetti diversi, una stagione non esaltante. Però Colella 1,27, Azzori 1,30, addirittura Carboni 1,38, la media di Scalzola è un punto, media da salvezza quella di Scalzola, salvezza che non è ancora arrivata paradossalmente. Anzi, senza paradossalmente, la media più alta l'ha fatta Colella, che è stato poi allontanato. Ecco, qui sta un po', no? Abbiamo titolato forse forzando un po' il numero di un fallimento, però è chiaro che i numeri non sono tutto, il fallimento è dato anche da altri aspetti, però questi sono impietosi, no? No, ha perfettamente ragione, anche perché poi se ci mettiamo quello che alza un po' con la media, a volte sono state delle vittorie piuttosto casuali, col Ponte della Casa, a Gorgonzola con il Gian Erminio, cioè anche frutto di episodi allora sì fortunati, col Prato in casa, che quello è un altro livello, che le gare fa la differenza, insomma, in questo finale di campionato. Non abbiamo mai avuto la dimostrazione di una squadra che era, andava in campo, gestiva la partita e aveva tranquilla e andava a giocarcela. Anche la tanto decantata vittoria con l'Alessandria, io ricordo che l'Alessandria, pur non giocando e pur prendendo, e pur, devo dire la verità, giocandosi forse il campionato e ora sta perdendo, certo, ebbe tre o quattro occasioni clamorose da vedere, assolutamente. Voglio dire, stiamo con i piedi in terra, anche prima di citare esempio questa fantomatica vittoria sull'Alessandria, insomma. Facciamo una piccola pausa su Piazza Robur e poi torniamo, state con noi. Tornati in diretta, ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini, buonasera dal nostro Stefano Montomoli, Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Ci ha raggiunto telefonicamente il collega Andrea Bianchi del Corriere di Siena. Andrea, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Per parlare ovviamente di questa situazione che vive il Siena in quest'ultima settimana, un po' così, no Andrea, per quanto riguarda la Robur. Innanzitutto vorrei un tuo commento su questo strano silenzio stampa che ha indetto la società bianconera. Mi lascia perplesso semplicemente perché ad una giornata dal termine della stagione non è che abbia molto senso per quanto riguarda, diciamo, un ragionamento logico. Poi ci potrebbe essere molto altro che può essere legato a magari a qualcosa di più interno alla società, per non parlare di quelle che potrebbero essere prospettive future, di quelle che potrebbero essere problemi all'interno, per quello che potrebbero essere i progetti, aspettare, far concludere una settimana con l'ultimo impegno, che comunque a mio avviso non è una semplice passeggiata, non è una passerella, perché certo, è comunque un'ultima di campionato, di un campionato non dico fallimentare ma comunque negativo, un campionato in cui il Siena non ha mai brillato se non in alcune circostanze, però devo dire che è stato abbastanza costante nel portare avanti determinati errori, e dicevo che la partita di sabato contro il Procescenza è una gara in
cui i giocatori devono davvero riuscire a portare a casa la vittoria per concludere almeno dignitosamente questa stagione che, come ho detto prima, è stata abbastanza fallimentare. Però ecco, da questo punto di vista è un silenzio stampa incapibile, almeno su un ragionamento logico. Se poi ci sono altre cose, ovviamente questo può essere valutato, ma dal momento che io non ne so niente di questo non possiamo dire, certo, che è sembrato abbastanza assurdo. Forse ci sono stati altri momenti in cui c'era bisogno di un silenzio stampa, sì. Sì, ma anche se io non, il silenzio stampa non lo ritengo una soluzione a determinate sono d'accordo. Errori oppure a determinate comportamenti, ecco. Quindi speriamo che parino almeno sabato sera, subito dopo la fine della partita. Sì, anche per capire, Andrea, i numeri di un fallimento, come lo abbiamo giustamente chiamato, 19 sconfitte, 9 delle quali in casa, una media punti di scazzola di appunto un punto a gara, insomma numeri che dimostrano appunto la negatività di questa stagione. Ecco, dobbiamo proiettarci sulla prossima, però, Andrea, subito da sabato pomeriggio, dopo la partita, perché, come abbiamo detto anche in precedenza nella nostra trasmissione di Carne al Fuoco, ce ne dovrebbe, uso il condizionale, essere tanta in vista della prossima stagione, al di là della partita con il proprio Piacenza, no? Ma sicuramente sì. Io ripeto, per me non è stata una stagione fallimentare, è stata una stagione negativa, o meglio, per dire che è fallimentare bisognerebbe che in questa stagione la società non abbia fatto assolutamente niente, dal momento che credo comunque, nonostante le tante difficoltà che ci sono state durante il, diciamo dall'estate, da quando la Tura è diventata proprietaria del Siena fino a questi giorni, credo che comunque abbiano lavorato per arrivare adesso, a diciamo tra maggio e giugno, a mettere sul piatto quello che potrebbe essere il futuro del Siena dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista delle una squadra, della direzione tecnica, dei dirigenti, insomma ci sono tante cose del settore giovanile, sono tanti argomenti su cui questo Siena, questa dirigenza deve aver lavorato, per non dire che questa poi alla fine è stata una stagione fallimentare né sul campo né almeno sul versante della società. Ritengo che sia stata, dal punto di vista dei risultati parlano da solo, è stata una stagione negativa, nessuno si aspettava un tracollo del genere, o arrivare all'ultima partita e non essere matematicamente salvi, soprattutto quando all'inizio della stagione in alcune occasioni si era parlato anche di raggiungere i playoff, e a mio avviso la squadra, almeno quella che è arrivata fino a gennaio, la possibilità di farli i playoff ce li aveva. Detto questo, ritengo, insomma, è difficile adesso parlare completamente di quello che potrà essere il futuro del Siena, anche se, ti ripeto, spero che questo silenzio stampa si concluda quanto prima, per mettere ai vertici della società che possano parlarci del futuro. Io comunque vedo al momento vedo tre strade possibili, sì. Vedo in percentuale un 50% che rimanga ovviamente Vaira, perché è l'uomo di fiducia della presidente Durio, quindi è intoccabile, ma anche la conferma al 50% del direttore sportivo Dolci e un cambio dell'allenatore, un 45% che resti inevitabilmente Vaira, ma cambi sia il direttore sportivo sia l'allenatore, e poi un 5% di conferma di tutti, insomma. Metterei un 3% di conferma anche dell'allenatore, cosa che mi sembra abbastanza improbabile, e un 2% per non lasciare niente al caso, che invece cambia addirittura la proprietà. È inverosimile, no? Però certo, lo dico perché per non lasciare niente al caso, dal momento che qualcuno comunque parla anche di questo, si era interessato e si era affacciato alla società bianconera per capire se c'erano queste possibilità. La Durio e il vicepresidente Trani hanno sempre detto che da qua non se ne vanno, e quindi ritengo che, ripeto, sia inverosimile, ma ci può stare di tutto. E dicevo anche un'altra cosa, sottolineo anche un'altra cosa, sì, su quello che potrebbe essere l'importanza del futuro. L'importanza del futuro è data non solo dalla parte organizzativa, dalla parte legata ovviamente al direttore sportivo, al direttore dell'area tecnica, all'allenatore stesso in primis, ma anche al fatto che una squadra porta gente allo stadio, fa innamorare della propria squadra.
attraverso i risultati. Se non ci sono i giocatori, poi può avere un'ottima organizzazione, ma alla fine i risultati non arrivano, e questo la dice lunga. Noi abbiamo avuto più di 2000 abbonati quest'anno, speriamo che per la prossima stagione ce ne siano altrettanti, cioè, ce ne siano altrettanti, e che non ci sia un fallimento totale da questo punto di vista. Però per fare questo inevitabilmente c'è bisogno di un nuovo allenatore, perché lo scollamento tra la tifoseria e Scazzola è abbastanza evidente. C'è bisogno che arrivi un allenatore magari anche conosciuto dalla piazza, che abbia le idee chiare, così come la società deve avere le idee chiare, e ci siano poi giocatori altrettanto validi con obiettivi prefissati sin dall'inizio della stagione, e poi a quel punto la società, parlando di strutture, parlando di patrimonializzazione, parlando del settore giovanile, è una ricaduta inevitabile, no? Certo, tutto certo. Di positivo, e ci potrebbe essere su un cambio, su una piccola rivoluzione. Il vertice dell'iceberg deve essere per forza un cambio tecnico, per esempio, nei prossimi giorni, anche per dare un po' di entusiasmo, no? Certo, un nuovo impulso, certo. A me dispiace dirlo, perché poi alla fine stiamo parlando del lavoro di professionisti, però insomma Scazzola ha fatto una media punti di un punto di media partita, ha subito delle sconfitte giocando malissimo. Il Siena è vero, ha vinto contro l'Alessandria, è vero che ha vinto contro il Livorno, però è anche vero che è riuscito a pareggiare all'ultimo secondo grazie ad un gol miracoloso contro il Tutto Cuoio, che ha rimontato Andrea con la Viterbese. Sono stati 4 punti che adesso sono fondamentali, importantissimi, perché è vero che matematicamente il Siena non è salvo, ma virtualmente sì, certo. Perché c'è una differenza di 10 gol che certo. Il Siena, cioè, voglio dire, altrimenti certo. Si può aprire subito un'inchiesta, no? Se dovessero vincere più con lo scatto di 10 reti. Ma detto questo, il Siena ha bisogno di una nuova ventata, ha bisogno di una di un cambiamento che dia anche una risposta a quello che la tifoseria sta chiedendo ormai, certo. da alcune settimane. Mi sembra anche le persone, anche quei tifosi che erano molto più propensi a dire aspettiamo, guardiamo i risultati, abbiano già dato il loro verdetto. Quindi ecco, non dico che una società debba andare dietro ai tifosi o che debba per forza prendere le loro parole come fossero il Vangelo. In ogni modo mi sembra abbastanza così eloquente quello che è successo nell'ultimo periodo nella società bianconera e sul campo, che una conferma dell'allenatore, la conferma anche di una parte di questa squadra sia inevitabilmente, voler dire inevitabilmente non guardare al futuro anche da un punto di vista proprio sull'aspetto dei tifosi e dell'entusiasmo. Io ringrazio Andrea Bianchi, Corriere di Siena, che è stato in collegamento con noi. Grazie a voi, buonasera. E passiamo da un collegamento all'altro, perché ci ha chiamato lo 0577 596500. Franco, buonasera. Franco, prego. Sì, collegamento un pochino meno importante. Io sono d'accordo con Bianchi sul fatto che non è fallimentare, perché se ci si salva, insomma, qualcosa si è fatto. Certo, il patimento è stato enorme, è una cosa, però la cosa che mi ha colpito di più è stata quell'uscita della Presidente, quel modo di fare in quella maniera non mi è piaciuto per niente. Fa bene a difendere i suoi dipendenti, perché l'ha scelti lei, poi se le dice male, dice male di se stessa, però quella cosina lì non ci stava, secondo me. Ecco, io dico una cosa, Montomoli ha detto tante volte, mi pare anche te Alessandro, che la squadra non va smantellata. Io comunque più di 3 o 4 giocatori non li terrei, e poi per quanto riguarda l'allenatore stendiamo un velo pietoso sicuramente, e anche il direttore sportivo e tutto il fatto, insomma, io penso che dovrebbe cambiare diverse cose, perché i 2000 abbonamenti se no ce li sogniamo, certo. Ciao. grazie a Franco grazie a per il suo nuovo collegamento. Stefano,
mi spiego, io ho detto questo, che di fare una valutazione molto attenta sul gruppo, perché ovviamente cambiare, tenere 3-4 giocatori, come dice il nostro Franco, significa cambiarne 20, e questo vuol dire che cambiare 20 giocatori siamo un'altra volta da capo, perché è vero che se guardiamo al rendimento, e l'ho detto chiaramente, abbiamo detto i numeri di un fallimento, quindi se guardiamo al rendimento complessivo, questa è una squadra che non ha raggiunto appena la sufficienza, perché ha raggiunto veramente l'obiettivo più che minimo, cioè quello della salvezza, però cambiare 30 giocatori un'altra volta significa ricominciare da capo, da zero, a meno che non si voglia ricominciare da zero e si dica bene, si ricomincia da zero, vediamo quello che succede il prossimo anno, senza però poi fra virgolette pretese di playoff e cose del genere, perché cambiare una squadra e 20 giocatori significa ricominciare davvero da zero, e sarebbe la quarta volta per motivi diversi in 4 anni. Serie D, primo anno con Ponte, primo anno con Annadurio, secondo anno con Ladurio. Cambiare progetto tecnico completamente, che vuol dire non solo l'allenatore, non solo magari il direttore sportivo, ma anche tutta la squadra, sarebbe questo. Quindi, siccome secondo me non è tutto è da buttare, e la chimica di gruppo è una cosa e i giocatori singoli è un'altra, questa è la mia spiegazione, no Stefano? Sì, senti, io direi, però farei un questo tipo di considerazione: le squadre non è che si fanno a gusto come si è fatto noi in questi ultimi anni, ma non c'è bisogno nemmeno di farle il 9 di maggio, cioè come giusto te, noi bisogna riflettere, pensarci bene, perché le scelte tecniche dell'anno prossimo non possono essere sbagliate, quindi se c'è da aspettare una settimana in più, se c'è da aspettare 15 giorni in più, non importa, perché la fretta non è mai sposa felice del far bene. Ci bisogna trovare un tecnico che conosca la categoria, un tecnico che sappia valutare i giocatori che sono attualmente all'ipropaga del Siena, e sappia valutare anche gli impianti che dovrebbero venire, non ci sono e ci sono, e quindi non ci possiamo permettere di partire con un allenatore e poi dice va bene, dice se poi fra 2 mesi non va bene si cambia. Certo, cioè, non bisogna, quindi ponderiamole le scelte da questo punto di vista. Vittorio ci ha chiamato allo 0577 596500, buonasera. Prego. Buonasera. Prego. Io sono cambiare sicuramente allenatore, massimo 3 giocatori. Perché poi quest'anno io abito a Firenze, ma io sono senese, sono di Fontebranda, sicché volevo dire, certo, è stato un patire veramente, una cosa, è stato un fallimento completo. Massimo 3 giocatori e poi cambiare tutto e via. Perfetto Vittorio, questa è la sua opinione, grazie. Arrivederci, saluti per la trasmissione. Grazie. Forza Roburre. Grazie. Arrivederci. Grazie, continui a seguirci. Completo il ragionamento, anche se ovviamente capisco e comprendo quello che dice anche il nostro ascoltatore, che dicono tanti tifosi, è chiaro che cambiare, ripeto, 20 giocatori sarebbe ricominciare da capo, e quindi bisogna ponderare. Io credo che un dirigente di calcio, che sa di calcio, deve sapere avere questo equilibrio. Faccio l'esempio, non so, della Juventus fallimentare di Manfredi, da cui però, dalle cui ceneri nacquero le Juventus di Marcello Lippi, anche se poi arrivò Trapattoni, per arrivare al Siena, che invece rinacque, si salvò con lo spareggio del Saronno, l'anno dopo andò in Serie B, cioè un gruppo che quello era sostanzialmente, che la chimica di squadra è un'altra cosa. Ecco, e poi vorrei scusa, fare, se mi permetti, attenzione a questo. Ecco, voglio dire, è questo che bisognerebbe tenere conto. È chiaro, uno è portato, dice, si è fatto un campionato, si è fatto schifo, i giocatori vanno via. Però il giocatore farà inserito in un gruppo, in una situazione, in un ambiente, un allenatore può rendere zero, e inserito il solito giocatore inserito in ambiente da 100. Io guardo quest'anno, per dire, Burrai a Pordenone, Cori a Sant'Arcangelo, cioè giocatori che venivano considerati nulla qui a Siena, hanno fatto dei campionati splendidi, possiamo, certo, dire, da, certo, che si sono tolti veramente della gol, addirittura Cori ha segnato una decina di gol, cosa che sembrava impossibile vederlo quando si vedeva giocare a Siena. Quindi voglio dire, ma le cose vanno fatte con moderazione, con capacità, facendo le scelte giuste al momento giusto, non, certo, volendo per andare incontro, per dar ragione a tutti, dice sì, da martedì
ci sa l'allenatore nuovo, ci sa tutti i giocatori nuovi. No, per dire, riflettiamoci tanto. Tempo ce n'è. Tempo ce n'è, di avere, teniamo conto di quello del campionato. Tutto l'ha fatto, sappiamo leggere le negatività di questo campionato, certo, e poi ripartire cercando di rimediare a quelli che sono stati evidentemente gli errori, perché la maggior qualità che può avere una persona è quella di riconoscere i propri errori e da lì partire per correggerli. Allora, vorrei anche guardarci insieme questa grafica sulla salvezza del Siena, perché abbiamo detto che il Siena non è ancora salvo definitivamente, ma lo è virtualmente. Perché, Stefano? Perché il Siena è matematicamente salvo se vince o pareggia con la propria Piacenza, e quindi arriva o a 45 o 42 punti, a 43 punti in classifica. Ma si può permettere di perdere anche con la propria Piacenza se una fra Prato e Olbia non vince, se perde con la propria Piacenza, ma Prato e Olbia vincono, ma la differenza reti con l'Olbia rimane a favore del Siena. Perché questo? È un discorso abbastanza complicato, perché in caso di arrivo a 3, a 42 punti, vale la classifica avulsa, cioè gli scontri diretti fra Prato, Olbia e Siena. Prato, Olbia e Siena hanno tutti un vantaggio con una diretta concorrente e quindi finirebbero in questa speciale classifica tutti allo stesso punteggio. Quindi varrebbe la differenza reti negli scontri diretti, che sarebbe a favore del Prato. Olbia e Siena se la giocherebbero con la differenza reti globale, che in questo momento è a favore del Siena. Ora non so se la differenza rete, non so se è del Prato la differenza rete, cioè sì, pensavo, sì, fosse, fatto, pensavo si fosse tutti a pari. Abbiamo fatto le verifiche. Il Siena in questo momento come differenza rete globale è a meno 7, l'Olbia a meno 17, quindi per annullare o azzerare o passare a favore dell'Olbia dovrebbero esserci due risultati clamorosi, dell'Olbia ad Arezzo e in casa negativo del Siena con la propria Piacenza. Ma non basta questo, perché per le regole dei playout, se c'è una forbice fra la penultima e la quintultima di più di 8 punti, non si fanno i playout, quindi la Lupa Roma retrocede automaticamente, quindi la Lupa Roma dovrebbe fare non vincere con la Carrarese, e nonostante questo il Siena può anche perdere. Ecco, insomma, per dirla in breve, veramente una serie di risultati, una concatenazione di risultati più che rocambolesca perché il Siena vada ai playout, direi impossibile, Stefano, quindi una salvezza ormai acquisita. Questo per fissare bene la situazione, Stefano. Sì, mi sembra non ci sia nulla da dire, questa, per fortuna devo dire la verità, questa differenza reti ci è venuta incontro, ci è venuta, ma questo, come dicevo in precedenza, questo numero incredibile di sconfitte non sono mai state così clamorose come, certo, per esempio l'Olbia pensa 5-0 a tutto a Ponte d'Era, tutto poi non c'è stato a un proposito per cose clamorose a Ponte d'Era tutto poi ha cambiato l'allenatore, cioè per l'ultima giornata e poi evidentemente per i playout. Però io capisco quanto fosse arrabbiato il presidente del tutto poi, perché si rendeva conto che quel gol di Marotta al 95esimo gli valeva una stagione, gli valeva assolutamente. Facciamo una piccola pausa su Piazza Robur e poi torniamo, state con noi per l'ultima parte. Piazza Robur, linea diretta sul Siena con Alessandro Lorenzini. Eccoci tornati in studio, ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini, Piazza Robur, linea diretta sul Siena. In precedenza Stefano Montomoli ricordava il cambio di allenatore del Tuttocoio, sarà De Petrillo a guidare il Tuttocoio, presumibilmente anche nei playout, questo per quanto riguarda appunto le squadre della Lega Pro del Girone A. Sarà invece l'arbitro, vi volevo anche informare sull'arbitro della partita, eccolo qua, sarà Paterna di Teramo a dirigere Siena propria Piacenza alle 16:30, assistenti Patrick Leonarduzzi di Merano e Davide Baldelli di Reggio Emilia. Stefano, vogliamo dire oggi sull'arbitro, ci aveva arbitrato in Serie D quando vincemmo fuori casa con il Trestina e quest'anno ne ha dirette 15,
non è, cioè, particolarmente casalingo, perché 7 volte ha vinto la squadra di casa, 6 volte ha vinto la squadra ospite, e ci sono stati 2 soli pareggi, però ha segnato 3 rigori e combinato 2 espulsioni, quindi tutto sommato è un direttore di gara che lascia giocare, insomma, tutto sommato. Allora, abbiamo il collegamento, il nostro Giulio Valenti, lo tengo un attimo in attesa perché abbiamo un aspettatore che ci ha chiamato, lo 0577596500. Emilio, buonasera, prego. Posso parlare? Prego. No, il parere mio è che per sistemare la situazione lì del Siena, per me ci vuole un dirigente all'altezza, cioè che conosca il calcio, i calciatori e gli allenatori, perché ci sono questa gente qui, e che gli sia dato la possibilità di cambiare quello che non va, perché il direttore sportivo che c'è stato quest'anno, quello è da mandare via subito, prima ancora, quello c'è problemi. Però ci vuole un elemento del genere, perché se no non si sistema la cosa senza uno che conosce veramente i calciatori, gli allenatori e il calcio. Perfetto. Perfetto, grazie della sua chiamata, e continua a seguirci. Grazie ad Emilio. Giulio Valenti in collegamento telefonico con noi. Buonasera Giulio. Buonasera Alessandro, buonasera Stefano. Potresti essere te, Giulio, questo conosci factotum per la Lega Pro, a parte gli scherzi. Mi sopravvalutate oltremodo. Giulio, diamo uno sguardo anche alla classifica, no? Per fare il punto della situazione anche sul campionato. Clamoroso, tra l'altro arrivano notizie abbastanza clamorose da Cremona, dove potrebbe non presentarsi il Racing Club per questa forma di protesta del presidente, quindi questo potrebbe consegnare il campionato alla Cremonese, che come vedete dalla nostra classifica è a pari punti con l'Alessandria, ma avendo a favore lo scontro diretto, di fatto ai grigiorossi basta una vittoria sabato appunto in casa con l'ultima in classifica per portare a casa un campionato che obiettivamente all'inizio sembrava già in mano dell'Alessandria, no Giulio? Sì, ora io non so quanto siano meno di circostanza oppure minacce le dichiarazioni del presidente della Racing Roma Antonio Pezzoni, però io non credo onestamente che alla fine non sarà garantita la regolarità del campionato, nel senso, ritengo che Cremonese Racing Roma alla fine si giocherà. Poi posso essere d'accordo anche con la seconda parte delle esternazioni del numero uno del club capitolino, cioè io ho regolarmente pagato, certo, tutti gli stipendi, però ci sono delle società che da ottobre non hanno versato alcunché, io retrocedo e le altre rimangono in Lega Pro, poi magari non si iscriveranno al termine della stagione. Questo poi apre un altro problema riguardante i lunghi tempi della giustizia sportiva. Abbiamo visto anche in questo campionato un combinare delle penalizzazioni, per esempio alla Pistoiese, risalente ad illeciti addirittura di 2 o 3 anni fa, c'è, cioè, in Serie B l'esempio dell'Avellino. Insomma, questo mi sembra che sia una criticità molto grande, e ritengo che abbia fatto bene Pezzone ad evidenziarla, però insomma che adesso non si presenti per una partita così importante, io penso che gli saranno fatte anche delle pressioni dirette se non indirette per andare a giocare, perché insomma qui ci gioca la faccia anche la stessa Lega a livello istituzionale. Detto questo, indubbiamente l'Alessandria ha perso questo campionato in maniera clamorosa, non una ma ben 2 volte, ovviamente la prima volta quando nel corso dell'anno ha dilapidato questo vantaggio che all'inizio era appunto di 10 lunghezze, sembrava inarrivabile l'Alessandria, poi dal mercato di gennaio in poi la mia sensazione è che si sia rotto qualcosa anche con lo stesso allenatore, che poi ha pagato con l'esonero. Per esempio l'arrivo di Vaco potrebbe aver aggiunto, come si dice in gergo, un altro gallo all'interno del pollaio, degli equilibri che si erano instaurati, e poi la seconda volta quando non è andata oltre l'1-1 a Tivoli contro la Lupa Roma, perché con lo stop della Cremonese avrebbe potuto balzare nuovamente in testa, e lì ci ha perso anche un po' della faccia il presidente, certo, dopo aver catechizzato i giocatori del Giulio, Nicola, ad impegnarsi. Sì. Giulio, abbiamo fatto il punto sulla salvezza ufficiale, ma insomma virtuale della Roburziana, ma guardando questa classifica, è una classifica che rispecchia davvero l'andamento del campionato, che è ormai concluso, diciamoci la verità, insomma, a parte i verdetti dell'ultima giornata, o credi che forse qualche squadra avrebbe meritato qualche punto in più e qualche squadra qualche punto in meno, o è la reale graduatoria dei valori di questo girone?
Ma io insomma ritengo che 37, a breve 38 partite siano un campione oltremodo sufficiente. Insomma, il calcio magari nella singola partita può non essere esatto, ma insomma la lunga in un campionato intero mi sembra che questa sia la classifica che le squadre meritano. Forse il Livorno, se non avesse avuto tutti quegli enormi problemi a livello di infortuni, avrebbe potuto ambire anche alla vittoria del campionato giocandosela con Alessandria e Cremonese. C'è la sorpresa del Gian Erminio. Ritengo che anche il Piacenza abbia fatto qualcosa in più di quello che personalmente mi aspettavo. Il Siena mi sembra che sia una delle delusioni, perlomeno per il blasone della piazza, certo, per la squadra con la quale la partita molto meglio della classifica attuale. Però insomma sono passate 38-37, a breve 38 gare, e la classifica non mente. Giulio, parliamo anche di Siena ovviamente, abbiamo parlato, hai accennato sulla delusione per questa stagione. Due aspetti, quello che ti aspetti, mi scuso per la ripetizione, dalla gara di sabato, ma soprattutto quello che ti aspetti dal dopo gara, non come nelle dichiarazioni che speriamo siano spezzino appunto questo silenzio stampa, sì, ma dal futuro di questa società, di questa squadra. Ma io intanto sulla gara di sabato mi aspetto che il Siena chiuda in maniera dignitosa, solo certo, questo, perché la salvezza, ne avete parlato, mi sa, di fatto è una formalità, insomma bisogna solo aspettare il 90esimo. La Propacenza verrà a Siena con altre motivazioni, intanto una squadra in forma, perché è quella che nell'anno solare ha fatto più punti del girone, 32, ben 19 in più del Siena che ne ha racimolati 13, questo è un unico numero che voglio portare come contributo. Giulio ha superato nettamente il Siena, nel senso che, come diceva Stefano, a gennaio, quando vediamo appunto queste immagini, il Siena aveva un vantaggio cospicuo sul Piacenza sulla propria Piacenza, che ha dilapidato. Era penultimo poi il Piacenza, si adesso è arrivata fino alle soglie del nono posto e ha ancora queste speranze playoff, perché ha vinto due volte di fila con Gian Erminio e tutto poi, e poi c'è stato questo crollo del Renate e il gruppo di Pea ne ha approfittato. Quindi insomma il Piacenza mi sembra che sia molto più forte del Siena in questo momento, seppur non abbia grossi nomi, ma insomma gioca bene, abbina qualità e fisicità. Cito solamente Musetti e Pesenti, che hanno certo, fatto 7 e 14 reti, che insomma sono una coppia d'attacco molto prolifica. Poi che dire sul futuro? Essenzialmente sono i risultati che portano l'entusiasmo e anche la gente allo stadio, perché lo stadio in questo momento è vuoto. Credo che la mancanza di risultati ne sia la causa estrema e principale. Gli errori a livello di gestione sportiva ne sono stati commessi un'infinità, insomma i direttori scelti non si sono dimostrati all'altezza, gli allenatori lo stesso, c'era vero l'attenuante di aver allestito la squadra in fretta e furia, poi però a gennaio, quando c'è stata la possibilità di correggersi in corsa, insomma si è andati incontro ad un flop abbastanza clamoroso. Annadurio senza dubbio ha messo impegno, ha investito molti soldi, continua tra l'altro a pagare regolarmente alle scadenze. Questo per carità non è poco e va reso merito per questa gestione trasparente, però ripeto, bisogna anche che si porti alla causa i risultati sportivi, perché senza quello insomma tutto il resto è vero, è essenziale, però il tifoso va allo stadio per vedere la partita, per anche parlarne durante la settimana, non si deve preoccupare poi se gli stipendi vengono pagati o meno. Insomma credo che siano stati commessi due errori principali, il mercato di gennaio, poi le scelte degli allenatori. Alla fine anche esonerare Colella si è rivelata una scelta sbagliata, certo, perché il successore onestamente non mi è sembrato in grado né di plasmare la squadra con un'identità né di farla giocare. Il Siena è stata la peggiore squadra del girone di ritorno, questo lo possiamo dire, e adesso però questa società potrà, visto anche il rinvio dell'udienza del Tribunale delle Imprese di Firenze per il caso Pietro Mele, potrà lavorare con tranquillità quest'estate, certo, e perciò mi aspetto che gli errori commessi servano da lezione, che si riparta. Io non so quanto possa giovare una rivoluzione di questa squadra, certo, non bisognerà cambiare 20 giocatori, ma nemmeno tenerli tutti, tra l'altro rimarranno 14 di proprietà, se vogliamo dirla tutta, più i rientranti Biagiotti, Doninelli e De Feo, quindi un nucleo già c'è, bisognerà un po' selezionare.
le selezionare su questi 17 e rimpinguare questo gruppo a non stravolgerlo completamente. Questo sono d'accordo. Grazie a Giulio Valenti, che ritroverete ovviamente anche per l'ultima giornata di campionato e poi per calcio spettacolo lunedì prossimo. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao, grazie. Giulio. Allora, direi di chiudere anche con due notizie. La prima, che riguarda la Veretti, che giocherà, come diceva, mi ricordava giustamente Stefano, nella prima giornata della fase finale del campionato. Veretti si giocherà appunto il sabato 6 maggio alle 14 al Massimo Bertoni dell'Acqua Calda, Siena Como, sfida importante. Cioè, un buon forse campionato. L'unica nota lieta di questa annata sportiva è il raggiungimento dei playoff, merito anche del mister Signorini, andrebbe sottolineato, che poi ha fatto vincere alla Sivando ieri. Cioè ha lanciato, è riuscito, ha fatto vincere la classifica canonieri a Crisci, quindi voglio dire è riuscito in qualcosa di positivo quest'anno, ecco, forse da chi forse meno ce l'aspettavamo è venuto fuori, e quindi mi sembra giusto sottolinearlo. Allora andiamo a vederci anche il prossimo turno, giustamente il turno che chiuderà questo campionato, la regular season, tutte le 16:30 sabato. Pisto, Iesi, Livorno, Alessandria, Pontedera, Como, Viterbese, Piacenza, Prato, Arezzo, Olbia, Carrarese, Lupa, Roma, Cremonese, Racing, Roma, Tutto Coio, Renate, Gianni Almiro, Lucchese, Roburziana, Pro, Piacenza. Stefano, ovviamente il nostro interesse sarà nelle partite che riguardano anche il diretto concorrente del Siena, ma abbiamo già spiegato che insomma in sostanza la questione è salvezza è già chiusa. Per il resto sarà interessante capire la griglia dei playoff e quella dei playout, visto che di Alessandria Cremonese abbiamo già detto, no Stefano? Sì, l'Alessandria ha sprecato sabato scorso con l'ultima opportunità che aveva, e quindi sinceramente non vedo come la Cremonese, al di là se si presenti o non si presenti, o l'Under 17 o con la squadra titolare Racing Roma, aperta parentesi, sarei curioso di sapere quali sono queste tre squadre, il presidente della Racing India, come non rispettati gli oneri, certo. Che non hanno pagato gli stipendi o perlomeno contributi. Devo dire che la vedo dura per l'Olbia d'Arezzo e anche per il Prato, che va ad affrontare il Piacenza, ecco, perché poi noi abbiamo detto che in casa non vogliono, esatto, noi abbiamo detto queste due squadre per mettere fra virgolette in crisi il Siena devono vincere, ma hanno due impegni non semplici, certo, a Piacenza e Arezzo, questo per appunto per contribuire alla tranquillità della Roburziana, anche perché di avere all'Olbia abbiamo visto giocare con il Siena, esatto, insomma, cioè dubito non penso che possa fare 10 gol a 0 ad Arezzo, certo. Grazie a Stefano Montomoli, chiudiamo qui Piazza Robur di questa sera. Ciao Sandro e grazie a chi ci ha seguito. Grazie a Franz Paltone in regia, ovviamente grande sport su Radio Siena TV questa sera, la diretta di gara 2 del basket di Serie B fra la Mamio Leggio e Virtus Siena, una partita importante per la squadra di Braccagni per cercare di impattare la serie dei playout e tornare a Siena per gara 3, appuntamento importante in diretta dalle 20:45 circa su Radio Siena TV. Piazza Robur torna mercoledì prossimo, vi segnalo ovviamente sotto rete domani alle 18:45 con Simona Sassetti, anteprima Pianeta Robur con Angela Gorellini venerdì, sabato mattina Time Out con Gabriele Voltolini e poi la chiusura del weekend sportivo con Domenica Sportsera, domenica sera con il sottoscritto. Grazie a tutti e buona serata, sempre su Radio Siena TV.